Nei giorni scorsi a Casamicciola Terme, in zona Castiglione, solo per una fortuita casualità è stata sfiorata la tragedia a causa del crollo di un pino secolare presente a bordo di quella che rappresenta una delle strade più trafficate dell'isola d'Ischia. La cosa incredibile è che lo stesso giorno di un anno fa, attraverso un nostro servizio giornalistico, denunciammo la pericolosità di quei grossi alberi presenti lungo la carreggiata, ma ben 12 lunghi mesi non sono serviti alle istituzioni competenti a verificarne la statistica. Città da non credere. E siamo proprio in zona Castiglione, accanto al punto in cui è crollato il pino, di cui resta una parte del grosso tronco e una enorme zolla sollevata dal terreno. Oggi possiamo dire rappresenta un emblema della tragedia sfiorata e oltretutto del menefreghismo istituzionale. Nei pressi del pino crollato, come possiamo vedere dalle immagini che scorrono in sovraimpressione, altri grossi alberi secolari, di cui un anno fa avevamo già evidenziato la presenza, svettano inclinati sulla strada. Quello che ci chiediamo ora è questo. Dopo la tragedia sfiorata dell'altro giorno, è stata effettuata una capillare perizia statica a questi enormi pini o no? Una domanda questa che rivolgiamo direttamente e pubblicamente alle istituzioni deputate, alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ma qui, in zona Castiglione, non sono solo i pini a preoccupare. Infatti, sul lato opposto della carreggiata lato mare, lungo il costone franoso, il pericolo idrogeologico di frane e smottamenti incombe, anche in questo caso, sulla testa di pedoni automobilisti che a migliaia affollano questa strada, un costone sul quale si sorreggono in bilico alberi che sembrano poter crollare all'improvviso sul selciato. Assurdo. La cosa più rincresciosa è che da anni la zona non viene messa in sicurezza e le istituzioni competenti hanno recintato il marciapiede pensando evidentemente di essersi messo la coscienza a posto, pur sapendo che se all'improvviso il costone dovesse franare travolgerebbe l'intera carreggiata. Ma non è tutto. Sempre a Casamicciola Terme, nei pressi dell'eliporto e di fronte allo scempio ambientale per la realizzazione di una pompa di benzina, sul costone anche qui si notano due pini e altre piante pendenti, le cui radici sembrano quasi ancorate nel vuoto. È stato verificato da chi di dovere la mancanza di eventuali pericoli. E che dire dei grossi fusti presenti lungo le strade collinari che da Casamicciola passando per l'Accameno sino a giungere alla Borbonica verso Forio? Si tratta di tronchi enormi, le cui radici in alcuni casi hanno anche sollevato il marciapiede. Sono stati mai oggetto di un'accurata verifica statica? E che dire della situazione rincresciosa presente nell'area esterna al Piemonte della Misericordia, dove oltre a pini altissimi e dalle folte chiome che non vengono potate, sullo storico stabile abbandonato si è verificato un fenomeno davvero anomalo, frutto dell'incuria e dell'abbandono. Infatti, sui tetti e sui cornicioni del vecchio palazzo sono incredibilmente cresciuti dei pini, le cui radici si sono infiltrate nei tondini del solaio, da non credere. Ma la cosa più assurda è che questa situazione di pericolo insiste sul parcheggio utilizzato dagli automobilisti a pochissimi metri di distanza dal parco giochi quotidianamente frequentato da tantissimi bambini e in cui proprio nei mesi scorsi l'amministrazione comunale ha installato nuove giostrine. Sindaco Giovan Battista Castagna, cosa ce ne facciamo delle giostre nuove se tutt'intorno ingombono pericoli per la pubblica incolumità, tra l'altro nemmeno adeguatamente delimitati? Cosa si aspetta di intervenire? Che crollino prima giù pini e solai? Oltre che nei parchi pubblici, nel comune di Ischia, in modo particolare in via Alfredo De Luca e in via Antonio Sogliuzzo, sono molti i pini inclinati verso la strada e la cosa che preoccupa di più è costituita dalle folte chiome, le quali, non essendo potate, col forte vento danno origine ad un pericoloso effetto vela che potrebbe determinarne la caduta. Nel parcheggio antistante gli uffici dell'ASL Napoli 2 di Villa Romana, poi ci sono dei rami pendenti, di cui uno addirittura spezzato, che potrebbe cadere all'improvviso su di una macchina o un passante. Ma possibile che nessuno l'abbia notato e che i cittadini debbano rischiare di farsi male? Amministratori comunali di Ischia, ritenete sia giunto il momento di fare seguire una sfoltita a quest'albero e agli altri pini presenti
presenti lungo le nostre strade, e che dire dei grossi pini che sono presenti all'esterno della sezione distaccata del Tribunale di Napoli in via Mazzella, dove è presente anche la scuola media, quando saranno sfoltite le loro folte chiome. Come abbiamo avuto già modo di sottolineare in passato, in una ricerca effettuata sui metodi di verifica statica e di controllo delle pericolosità degli alberi che in molte città hanno causato morti e feriti, abbiamo appurato ad esempio che a Torino, dalla fine degli anni Ottanta, le piante del patrimonio arboreo urbano comunale vengono sottoposte a periodici controlli dello stato di salute, avvalendosi delle tecniche scientificamente più aggiornate, grazie alle quali viene valutata la resistenza del legno e di conseguenza la possibilità di schianto dei soggetti. Visto che il centro cittadino dei sei comuni isolani, nonché i parchi pubblici, sono ricchi di possenti pini e alberi secolari, sarebbe proprio il caso, prima che ci scappi il morto, di avviarne un'accurata verifica statica. Amministratori comunali isolani e rappresentanti istituzionali deputati alla salvaguardia della pubblica incolumità, l'improvviso crollo già ampiamente annunciato del pino al Castiglione, che avrebbe potuto causare una tragedia, è stato solo un'avvisaglia. Attivatevi, così come avviene in altri comuni d'Italia, per avviare un'accurata indagine sullo stato di salute del patrimonio arboreo cittadino, onde evitare che prima o poi ci possa scappare il morto.